Eccoci qui. Allora, come vedete dal titolo, sono andata a risparmio casa. C'ho un sacchettone che pesa ed è anche gigante, per cui non lo tiro su perché non riesco ad alzarlo. Vi faccio vedere che cosa ho acquistato, ho comprato a risparmio casa. Allora, calcolate che vi metto quale clip perché l'ho già montato, eccetera. Ho preso 10 euro di tiragraffi per i gatti, che adesso metterò quale clip così vedete come è fatto, è piccolino, però 10 euro non è male. Poi c'è la pallina, sopra è grigio e sotto è un azzurrino più o meno, è tipo Tiffany. E ho preso quello, solo che già montato, per cui vabbè, tanto poi a fine video vi metterò la clip quando il carrello era strapieno. E poi ho preso lo stendino, quello per il balcone, che così lo vedete qua, perché così almeno quando metto le lenzuola tra uno stendino all'altro, dato che ne ho due, posso, diciamo, attaccare le lenzuole e farle più lunghe. Per cui ho pensato così per farle asciugare bene. E ho preso quello. Quello mi sembra 14 euro. Poi ho preso questo. Sono le pastiglie per la lavatrice, quella di Finish Classic al limone. Ce ne sono dentro 85. Era in promozione. No, non era in promozione, l'ho pagata 11,90 euro questa confezione qua. Sì, questa. Per cui ho preso sia queste che dovrebbero bastarmi per un bel po', tanto io di più ci sono di più alla sera che alla mezzogiorno. E comunque, poi ho preso tre confezioni giganti, questi qua di 4 litri. Allora, questa per la lavatrice è freschezza oceanica, 60 lavaggi, 4 litri. Dovrebbero bastarmi per 3 mesi questo, perché ho preso sia questo che ha un buon odore. Ho preso questo che ha la lavanda, sempre su 64 litri. Fatta così, anche questo ha un buon odore. E poi ho preso l'ammorbidente classico, questo, che anche questo ha un buon odore. Questo è 54, però, per quello che dico che dovrebbero bastarmi per 3 mesi, perché io di solito faccio due lavatrici a settimana. Per cui non è che li faccio tutti i giorni. Poi basta comprare tanti vestiti, poi il resto lo metti a lavare. Poi ho preso due pacchi che ho già aperto, però vi faccio vedere il volantino, cioè il volantino, quello che c'era confezionato sui cuscini. C'erano due cuscini a 9,90 euro. E ce ne erano due dentro. Io ne ho presi quattro, per cui calcolate che ho speso 20 euro per quattro cuscini, perché ce ne erano dentro due. Li proverò e vedrò se sono buoni, cioè, nel senso, se non si abbassano, se durano un po', eccetera. Poi ho preso questo qua per la doccia, perché quello che avevo comprato va bene, per cui ho preso questo che adesso lo metterò nel bagno, per il momento nel bagno vecchio. Ho preso questo qua della doccia, non mi ricordo il prezzo, però tanto ce lo dovrei avere scritto nello scontrino. Poi, aspetta, di non far cadere niente, ho preso questo tappetino per il bagno con gatto e cane bianco così. Questo è di 45 per 70, se non sbaglio 6 euro. È bello morbido e quando
cioè non rimane bagnato perché si asciuga subito, perché è fatto così. E ho preso questo qua per il bagno, perché tutte le volte che mettevo a lavare l'altro tappeto, alla fine poi cioè avevo solo un tappeto e alla fine ho preso quello. Poi ho preso il tappetino per i miei gatti, questo qua, tappetino per animali, 31x46, è a spugna poliester. E spugna in microfibra, si asciuga velocemente, lavabile in lavatrice super assorbente, ed è fatto così, marroncino beige con la zampina. E ho preso questo qua perché così almeno quando bevono non mi sporcano, cioè non mi bagnano il palchè, perché con il palchè è un po' difficile, specialmente se si bagna troppo. E alla fine io ho preso il tappetino, questo qua credo 2-3 euro, non me lo ricordo. Poi ho preso questo per la doccia, perché quello che abbiamo è troppo piccolo. Io ho preso questo a 180x200, tenda doccia con 12 anelli, fatto così, azzurro, con i fiorellini più o meno, fiorellini azzurro e blu. E spero che sia bello. Boh, comunque ho preso questo, non mi ricordo il prezzo. Ve lo dico dopo. Poi ho preso tre confezioni di sale per la lavastoviglie, sempre della Finish, cristalli di sale, macchie bianche di calcare, 9-20 grammi. Ne ho presi tre, mi sembra, di questi. Un altro è questo qua, tre dovrei averli presi, credo, non ricordo. Poi ho preso questo per la cucina, lo sgrassatore disinfettante azione mirata per rimuovere i battelli, profumo al limone, 750 ml. Questo qua è della Sanitina. Lo volevo prendere per provarlo per la cucina. E allora ho preso questo. Poi ho preso altre pastiglie per la lavastoviglie. Questo qua però è per risparmio casa. 5 in 1. Non so come sono 16. Dice che elimina odori, brillantante, anticalcare, protezione vetro e detergente. Spero che siano buoni. L'ho preso per provare, credo 2 euro. Spero che è così, perché se sono buoni poi li ricompro. Meglio risparmiare. Poi ho preso il Napisan al limone, spray sgrassatore igienizzante che rimuove i batteri. E questo l'ho preso per la cucina, così almeno per 2 mesi. Sono a posto, perché mi sembra che ne ho presi 3, però diversi. Adesso non so dove l'altro, però adesso vediamo se riesco a provarlo. Faccio vedere. Poi ho preso questo. Che buon odore. Felice azzurra, ambra e argan, senza di nutrimento, bagno doccia. Questo. Buonissimo. Buono, e ho voluto prenderlo per provare. Poi ho preso anche quello a sali miramarini, sempre bagno doccia, questo qua. E poi ne ho preso un altro all'orchidea nera senza di mistero, ma speriamo, dall'odore non ho resistito, li ho presi tutti. Questi mi sembra 1 euro costavano. Sono 650 ml, per cui anche questi mi dovrebbero bastare più di 3 mesi, anche di più, anche perché non è che devi metterne 3 kg, però più di 3 mesi a voglia. Poi ho preso il Cif per provarlo per bagno, profumo gelsomino,
Boh, l'ho preso per provare a vedere se è buono, come hanno detto in pubblicità. Poi ho preso le spugne perché una mi si è rovinata, questa qui. 5 panni microfibra per bagno, cucina, vetri, acciaio e mobili. Ho preso le 3 spugne perché io mi trovo bene con questi e non devono mancare. Io li uso, calcolate che il mobile uso quello giallo, la cucina la uso rosa, perché tanto alla fine c'è scritto qui, e mi trovo bene. Poi ho preso il brillantante della Finish, bicchieri conosciuti o con aloni, questo qua sempre mi sembra 1 euro, adesso mi ricordo, comunque questo, e lo proverò e vedrò. Poi ho preso questo ultra dolce shampoo carbone magnetico, lunghezze secche e sgrassa la cute. Boh, io spero che è buono perché l'ho preso perché sembra una novità e ho preso questo qua. Però io talmente ne ho tanti che per un anno secondo me mi bastano. Non li ho ancora finiti quelli che ho e ne ho presi altri. Poi ho preso questo, che è uno spray shampoo secco senza acqua della Garnier, sembra una novità e io ho preso questo qua e boh, Agilla più polvere di riso, non lo so, vi farò sapere se mai in un vlog. Comunque ho preso questo, non mi ricordo il prezzo ma ve lo dico perché qui ci sono troppi prodotti ed è meglio ad andare avanti. Poi ho preso questo deodorante, lavanda e orchidea, ogni tanto ci sta questo, per il bagno. Poi ho preso lo smacchiatutto per i vestiti che ho, certi sono macchiati, allora ho preso questo, lo volevo provare. È la prima volta che lo prendo, spero che funzioni. Se ce l'avete fatemelo sapere perché volevo provarlo. Poi, allora, lui ha preso questo che è il dopobarba della Ocean, questo qua, comunque il dopobarba ha preso lui. E poi ho preso 4 di questi della Finish, che è quello per pulire la lavastoviglie. Questo qua lo mettete dentro la lavastoviglie, ma poi tanto vi farò poi il video e vi pulisce dentro il tutto, rimuove praticamente tutto, cattivi odori, lo sporco, il calcare, eccetera. Ne ho presi 4, erano in promozione, credo 2 euro qualcosa. 4, 1, 2, 3 e l'altro non so dov'è. Fatto rima, comunque vabbè, 4 di questi. Poi ho preso questo qua, vicinette, che questo mi sono trovata bene, che dura 4 mesi, ce ne sono dentro 4, questi qua. Vediamo se non riesco a far cadere niente. Poi ho preso 2 di questi per attaccare gli asciugamani in bagno. Hanno un tappo così. Comunque, boh, io li provo poi, vediamo. Un altro. Poi ho preso sacchettini, quelli piccoli. Mi sembra 4, 5, boh, non mi ricordo. Comunque, per adesso 3 sacchettini, quelli piccoli, da 65 per 80. Poi ho preso la spugna, questa qua, la spugna,
quella per il bagno. Poi questo Bileda per il pavimento, perché l'altro mi si è sporcato. E allora faccio un po', però questo 5 euro, un po' esagerato. Però vabbè, della Bileda e niente questo. Poi ho preso questo, che è quello per l'ambiente, che è automatico, che profuma da solo, della Glade. C'è dentro la ricarica, più questo, fatto così. Questo lo metterò qua in sala, perché uno ce l'ho in bagno. Poi c'è un altro piccolino, ma non so dove l'ho messo, negli scatoloni da qualche parte. Poi, due pacche di salviette struccanti, 3 in 1, questi mi sto trovando bene, sono 60, costano 2,50 euro. Ne ho presi due così almeno per 3 mesi, più o meno, mi dovrebbero bastare. Perché alla fine, calcolate che io ne uso uno al giorno, ma poi lo uso tutto e poi lo utilizzo, non è che lo uso e poi lo butto. Deve essere proprio sporco per poi buttarlo. Preso il Pril del Brillantante, questo qua al limone, volevo provarlo, questo qua, sempre per la lavastoviglie. Poi preso il Prep, che questo non deve mancare perché mi aiuta per le macchie e l'allergia, questo è fantastico e l'ho preso. Poi ho preso le palline che suonano per i gatti, solo che adesso stanno dormendo e per fortuna non sentono comunque queste due palline, tanto sono maschio e femmina, per cui due palline secondo me si divertono. Meglio prendergli tanti giochi, così almeno non mi possono distruggere la casa, anche perché per il momento non mi hanno distrutto niente. Poi ho preso lo spazzolino, questo qua, però questo lo userò per il lavoro. Non dite come mai usi spazzolino per lavoro, ma non per lavarmi i denti, ma per pulire gli appartamenti. Comunque questo 99 centesimi, però devo scrivere il mio nome perché se no me lo possono prendere. Poi ho preso questo che è il liquid stick al salmone per i gatti, ogni tanto, non sempre, ogni tanto glieli prendo. Devo ancora capire bene che cosa prendere. Poi ho voluto prendere questo perché l'ho visto, ho detto, poi ha un buonissimo odore al cocco, mamma mia, della Sunsink. Trattamento intensivo per capelli secchi, nutrienti al cocco e aloe vera. Mi sembra che dovrebbe essere uno shampoo. Boh. Comunque ho preso questo, che dovrebbe essere una novità. Adesso spero che non mi cade niente. Ho preso questi qua per qualche pavimento al limone, non lo so se funziona. Io, dato che ho il coso, allora ho preso 15 panni umidi pavimenti. Boh, però questo qua è di risparmio casa. Vediamo se funziona, se è buono, se dura oppure no. Non mi ricordo, ma credo 3 euro, niente tanto. Ho preso le spugne della Vileda, queste mi sto trovando bene per lavare i piatti. Ce ne sono dentro 3. Poi ho preso gli snack salmone merluzzo per i gatti, però devo stare attento a non prenderli sempre, ogni tanto. Adesso ho fatto un po' la collezione di questi snack, ma vabbè. Ho preso anche questo della Sunsink al balsamo per capelli secchi e sfibrati, Hydra Boom. Boh, credo che è una novità. Anche questo sembra buono come odore. E allora ho preso questo. Però tanto che ora che uso questi prodotti ho voglia. Per un bel po' di mesi. Poi ho preso questo bagno doccia al latte di cocco. Anche questo è buonissimo. Almeno l'odore è molto buono. 750 ml. Questo qui. Poi altro sacchetto. Per cui mi sembra che sono 4 sacchetti.
se non mi sbaglio. Poi ho preso questo, l'aceto, soluzione naturale per far morire, diciamo, l'erba. Non so se funzionerà. Questo credo 7 euro o 6 per, sì, per l'erba. Non so, però, perché ogni tanto, non nel nostro giardino, ma fuori dal condominio, dobbiamo levare via l'erba, ma preferisco farla morire, così non cresce più. Questo è un altro, mi sembra che sono 3 pacchetti, questo qua è il sale, 3 pacchetti. Ultime 2 cose. Non so quanto è durato sto video. Ho preso le pastiglie della candeggina, queste qua le uso per il lavoro, sono fantastiche. Le metti dentro al water e ti pulisce dentro. Comunque ho preso questi qua. Ce ne sono dentro 40. E igienizzano e sbiancano i meno odori. Questo. E poi questo per il forno, sgrassante. Questo per pulire il forno, anche questo qua l'ho preso, ma vedremo se funzionerà, questo qua, e basta, sì, anche perché il sacchetto è finito, sì, ho dovuto usare quello dell'IKEA, perché non ho preso i sacchetti, altri sacchetti, cioè, comunque. Scontrino abbastanza lungo, è la prima volta che ho speso così tanto per dei prodotti per la casa, totale 212,30. Si vede se questo, per cui allora i prezzi, se non sbaglio, ve li ho detti, comunque più o meno ci sono anche quelli che costano di meno, certi erano in offerta. Io adesso ho anche i punti, ho 624 punti, se arrivo a 1000 punti ho 5 euro di buono, che poi calcolate che mi... cioè, far sì che tu arrivi a 1000 punti devi spendere tanto, secondo me, per cui per 5 euro poi. Vabbè, comunque, niente. Scontrino lungo e queste erano le cose che ho comprato. Abbiamo speso un po' tanto. Ci sono i gatti qua vicino che dormono. Mamma mia, sono tutti arrotolati. E niente, adesso vado a montare tutte quelle cose che ho preso e vado a mettere a posto tutti i prodotti, che c'è il derivio qua. Non ne parliamo sul tavolo. Non so quanto è durato questo video, per cui scusate se è durato tanto. Fatemi sapere se anche voi andate a risparmio casa e niente, io ci vado una volta al mese, perché dopo aver preso prodotti di dimensioni grandi a voglia, cioè comunque risparmio un botto. Vi farò sapere se sono buoni. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao.